nei giorni di depressione maggiore, quando i morti erano troppi e bisognava ricominciare da capo una guerra che sembrava non dovesse ormai avere più fine, era sempre il richiamo alla Sardegna che rianimava tutti. Per rendere meno triste, uno di questi giorni sull'altipiano di Asiago, dopo un combattimento in cui tanti erano caduti, il comandante, la divisione, alla brigata riposo nel fondo di una vallata, faceva ogni pomeriggio suonare la banda. Ma pareva che la banda suonasse canti funebri, tale era il disinteresse di tutti che rimanevano sparpagliati sulle colline circostanti a piccoli gruppi, ognuno cantando le melopee del villaggio. Per suggerimento di un gruppo di ufficiali fu fatto venire d'urgenza lo spartito del ballo tradizionale sardo e, senza preavviso, la banda lo suonò. In un attimo, dalle cime, si precipitò nel fondo valle tutta la brigata. 4 o 5.000 uomini apparvero, stretti gli uni gli altri, esaltarsi in un trasporto di cui è difficile dire se fosse gioia o dolore. Senza queste premesse non si comprende il movimento dei combattenti sardi nel dopoguerra che dette subito vita al Partito Sardo d'Azione. Dateci la possibilità di riprendere contatto con la nostra stessa vita. Noi sentiamo che dobbiamo ricominciare la nostra vita e avere fiducia in noi stessi, lavorare di più, studiare di più, conoscere i nostri problemi e quelli degli altri, studiare di più in tutto, sacrificare di più l'individuale al collettivo, sperimentare di più, entrare più profondamente in questa vita di civiltà moderna d'Italia, d'Europa e del mondo. Spezzare questo incantesimo tenebroso di isolamento che è diventato psicologico dopo essere stato prima naturale. E dobbiamo, noi lo sentiamo, universalizzarci.